lista, un elenco, una scaletta. Chi vuole può iniziare. A voi. Ah, una precisazione poi per il pubblico terminate le presentazioni dei vari sindaci ci daranno la possibilità di fare domande direttamente ai candidati sindaci del loro territorio o agli altri, liberamente. Il tempo però ovviamente è un minuto, massimo due minuti per la domanda a poi i candidati sindaci risponderanno. Prego, chi inizia? Dottor Ciccioli, prego. Candidato a sindaco Appoggio San Marcello. Scusate, portiere Castelplanio, direttore. Assolutamente, ce ne sono tanti. Io sono candidato sindaco, devo dire, quasi per caso, perché mi rifiutava l'idea che ci fosse un comune con una sola lista, quella cittadina. Cioè, perché è impossibile fare un'altra lista. Allora, un gruppo di persone volenterose mi hanno detto, ma te la sento. Siccome io in genere la sento sempre, tu hai detto non ti preoccupate, non so che faremo anche parecchie cose, perché se, anche se saremo minoranze, io penso, spero di no, ma se siamo minoranze no, ci saremo e ci saremo pesantemente. Sulla discarica non è un problema per me parlare, perché è un problema, io sono intervenuto diverse volte, molti di voi del comitato ce lo ricorderanno, all'assemblea precedentemente. La discarica, la comunanza è stata presentata come un grande affare per noi, per me, avanti, per il comune. E in effetti dal punto di vista economico è stata una grande cava di soldi. Però liberi, perché il prezzo della discarica lo pagheranno generazioni di cittadini del nostro, sul piano ambientale, sul piano della salute, sul piano anche della valorizzazione del territorio. Qui non ho nessuna difficoltà a dire che il mio impegno c'è stato in passato quando ero in altre istituzioni, c'è cioè, sicuramente. Ovunque saremo, se saremo protagonisti, cioè vedremo la giunta, l'amministrazione, o se saremo in minoranza. Io per non sbagliare ho messo un programma, siccome il programma abbiamo fatto i giorni scorsi, c'era tutto il tempo per inserirlo, però ci ho inserito in un pezzetto. Lo leggo, poi lo lascio una copia. Particolare impegno sulle gravi conseguenze ambientali e sulla salute della discarica della Cornacchia in vista della necessaria chiusura, pertanto l'analisi controllata della gestione dei rifiuti, che ancora conferisco. Credo che sia una cosa che dovrebbe essere doverosa da parte un po' di tutti i candidati. L'altro aspetto importante è che parliamoci chiaro. Una società fortemente politicizzata, ha avuto una gestione protetta politicamente, ispirata dalla regione, ovviamente dalla maggioranza della regione di centro-sinistra, spinta, sapete tutti degli amministratori, una centrale di potere economico incredibile, quasi un portone finanziario di quella politica. Adesso l'operazione di spostare questo a CISA, siccome ormai il timone è stato spremuto fino in fondo, non so quando ancora riuscirà a spremere. Il CIS dovrebbe riassumere queste cose. Ovviamente io su questo discorso sono molto critico, adesso mi fermo qui perché gli interventi devono essere brevi, ma non si può passare una gestione economica della politica, che è una cosa che secondo me è stata in questi anni sottovalutata. Solo pochi, quelli del comitato, altri, ho sentito anche di partiti politici trasversali, ho sentito degli esponenti politici anche non vicini a me, di ampliare, che erano molto molto perplessi, però non c'è stata la forza mai di dire basta. Io spero che dato il risultato di queste amministrative finalmente ci sia una svolta, con indipendentemente da chi saranno le liste civiche, ma un'impostazione profondamente diversa di questo problema, che non può assolutamente continuare in questo modo. Grazie. La risposta di conferenza dei servizi, allora sarà il sindaco, sarà? Certamente sì, certo. Io però se andrà la conferenza, certamente la mia posizione è chiara, anzi io lascio una copia del pezzetto del programma di cui parliamo, cioè, è evidente, cioè, rinnegherei tutto il resto della mia vita, è incredibile, no? Assolutamente. Grazie. Anche lui, prego. Vuole intervenire? Leonardo Guerrero. Buonasera a tutti. Grazie per l'invito, ringrazio il comitato per il ciclo della stasera.
io sono candidato per il Movimento 5 Stelle qua a Magliari Sputti, e ormai un po' ci conosciamo, allora, insomma. Sapete che noi come 5 Stelle, se diciamo qualcosa, lo facciamo veramente. Quindi non solo dico questa cosa del paese negativo, che si deve servizi. Sapete che chiaramente adesso si è creata una fase che si chiama protezione di patto ambientale. Quindi, siccome prima di essere amministratori siamo cittadini, non solo il paese sarà negativo, come puoi immaginare, ma addirittura faremo le osservazioni nel procedimento che abbiamo sempre fatto ai cittadini. E questa è una cosa che dobbiamo dimenticare, perché quello che è successo fino adesso è stato impedito perché ci sono messi a studiare giorno e notte le pagine, 2500 pagine di piano regionale di stabilire rifiuti, trovando i cavilli che tecnicamente hanno fermato queste cose. Quindi stasera cercherò di essere uno tecnico, però è chiaro che non solo deve essere parere negativo, ci deve essere anche uno studio, un lavoro in sede, diciamo, della dossier di patto ambientale per fermare questa cosa. E questo è consapevole del fatto che comunque sono delle soluzioni alternative al problema del scenario, perché siamo stati in contatto con gli amministratori che stanno nel contesto contadino, perché ci ha previsto, ci hanno fatto vedere come un impianto di trattamento dei rifiuti invece valorizza i rifiuti in particolar modo la pressione secca e la raccolta differenziata può essere fatto per una provincia con oltre 50 comuni che gestisce il servizio per 500.000 abitanti con una cifra di investimento di 104 milioni di euro. L'intervento deve essere fatto adesso sulla discarica, questo intervento di profilatura solo per mettere di lei per scavare un po' di erba costa 5 milioni di euro. Quindi non è neanche un problema di denaro a questo punto, perché se i soldi sono per un intervento saranno più un altro. Quindi è molto semplice. Oltretutto, appoggiando queste cose con programmi di educazione ambientale, fino alle scuole, fino ad altri settori, insomma, la società, si può fare veramente di tutto. La cosa importante è che comunque noi pensiamo che se una cosa la vogliamo fare, la facciamo veramente. E in tutti questi anni siamo stati abituati a vedere degli organi competenti, al di là di alcune, diciamo, persone che abbiamo apprezzato all'interno delle amministrazioni, quasi tutte le altre hanno sempre dimostrato un'inerzia impressionante, sia i candidati quest'anno alle elezioni comunali, sia altri che invece non hanno più. Però quando c'era la decisione del momento giusto, quando c'era la i pareri negativi del momento giusto, hanno sempre fatto i vari, sono sempre andati indietro. E questa dice tutto sulla viabilità di altri personaggi che si candidano oggi per amministrare il nostro comune. Quindi, per non parlare chiaramente, diciamo, degli altri personaggi che invece sono fuori, quindi neanche il giorno della parte. E quindi questo è il mio lavoro. Il sarà negativo, ma sarà anche più positivo tutto l'aspetto di quello della mia scala. Grazie. Prego, comune di Maiorana. Sì. Allora, buonasera a tutti, io sono Gabriele Mazzuti, cronista intermagliolare. Allora, il problema certamente dal punto di vista ambientale e della salute è serio per il territorio e questo secondo me va anche al di là della scheda stessa, perché qual è il discorso? Che comunque l'ambiente, il territorio, io personalmente mi occupo di salute per professione, quindi specialmente a livello oncologico, quindi è una cosa per cui mi tocca personalmente. Non è una cosa che possiamo affrontare da soli sperando che toccando un singolo sito possiamo andare a migliorare tutto quello che ci circonda, perché l'ambiente è un contesto enorme. Dobbiamo lavorare insieme, questo quindi è un appello che io rivolgo a tutti nel territorio, che è molto anche più ampiamente. Proprio perché la decisione di scarica è il nostro parere che va chiusa, qui lo dico immediatamente. Nel nostro programma abbiamo messo la data del 30 giugno perché la data inizialmente indicata è plausibile per i termini del nuovo progetto di profilatura. Quindi per noi quel sito il 30 giugno chiude, non ci sono più trasporti di rifiuti speciali. Ma non possiamo pensare che basti questo. Assolutamente no. Quella discarica non sarà mai, non potrà mai essere il fulcro che una volta chiusa ci risolve i problemi sotto il profilo di patologie tumorali o di qualunque altro tipo di patologia. Dobbiamo lavorare potentemente sull'educazione. Dobbiamo lavorare tantissimo su un discorso di vendita sostenibile, di energie alternative, e sono progetti che potranno andare anche a lungo termine. Sono progetti per cui forse noi dobbiamo mettere i semi e che tutti potremmo non vedere la fine noi nelle nostre amministrazioni. Dovremmo fare conto del fatto che potremmo perderci in mezzo.
ma dato che viviamo in questi luoghi, tutti qua ci vediamo, dobbiamo viverci con le future generazioni, ma abbiamo figli qui, abbiamo gente che vogliamo bene, questo non è importante. Quindi sostanzialmente il parere è pienamente negativo sul proseguire il lavoro della discarica, ma che non deve diventare un fulcro per pensare che qui abbiamo figli. Assolutamente no. Bisogna lavorare a tutto tondo su questo tema, sul tema ambientale, sul tema della salute, facendo regolamenti costanti, tutte le matrici, suolo, aria, acqua, pensando di raccogliere dati statistici costanti che possono essere elaborati in serie. Io mi sono occupato, li ho elaborati per motivi di lavoro a torrente. E vi assicuro che serve, perché quando poi facciamo scelte su questo, senza i dati, non possiamo dire nulla. E se non abbiamo il nulla di cui parlare, non possiamo fare nulla a livello pratico. Quindi l'essenziale sarà raccogliere dati, sarà una cosa su cui lavorerò fortemente, se sarò eletto, perché è il fulcro da cui possiamo partire per progetti pratici. Dopodiché, cosa dire? La risposta l'ho data, e viene veramente che con chiunque da su, e se non sarà eletto, sarà l'opposizione, potremo lavorare insieme per questo progetto, indipendentemente da quello che sarà fatto la posizione politica, lavorare tutti quanti insieme a questo progetto. Grazie a tutti. Certo, il nostro non sarà un cammino come comitato che terminerà alla chiusura della discarica. Noi, il nostro obiettivo, l'ha detto Romina, noi vogliamo avere una documentazione attestante agli organi competenti, attestante lo stato di salute della popolazione del territorio, rapportandola a quella degli altri territori. Questa è la nostra missione, questo è il nostro obiettivo, questo lo sarà fino alla fine. Prego. Chi vuole parlare? Saluti Andrea, sindaco e candidato sindaco del comune di Castelfranco. Grazie, buonasera. Questo argomento non mi voglio impreparare, nel senso che io sono venuto qua per ascoltare, perché non devo dimostrare come noi pensiamo sulla discarica. Abbiamo fatto di tutto per impedire l'ampliamento e abbiamo fatto ricorso al TAR contro l'ampliamento verticale, che ha dato la possibilità di innalzare appunto i rifiuti per il quarto straccio. Abbiamo il TAR ci ha respinto, ci ha presentato il ricorso, abbiamo fatto il ricorso al Consiglio di Stato, abbiamo speso 20.000 euro per il ricorso al TAR, 8.000 euro per il ricorso al Consiglio di Stato, per cui non devo giustificare che posizione ci abbiamo. Però sono dovuto ascoltare perché oltre che dire chiaramente come noi pensiamo, mi interessa sapere come pensano i candidati di Maiolati, perché Maiolati è un comune importante per la Valsigna, per cui capire dove vuole andare è importante per tutti gli altri comuni. Con Maiolati abbiamo avuto un rapporto conflittuale perché non ci piace essere presi in giro, nel senso che ci piace dire le cose come stanno. Non chiamiamo un ampliamento, completamento dell'ampliamento del quarto straccio. Non chiamiamo un innalzamento verticale, una modifica, una microfilatura o una situazione straordinaria. Non ci prendiamo in giro, nel senso che bisogna che ci siano le cose come sono. Noi ci piace essere chiari. Per cui la cosa che è stata conflittuale con gli orari è che ci hanno sempre trattato come dei vicenti. Non ci provare, nel senso che non c'è spazio, assolutamente. E su questo abbiamo avuto tanta discussione e lo dimostra quello che è stato scritto. Allora, vi racconto soltanto questo. Quella delibera numero 52, la giunta, come si diceva prima, di Maiolati, in data, vado un attimo a vedere, non mi ricordo, giunta Maiolati di Carico, il 22 maggio 2018, con delibera numero 52, la giunta di Maiolati fa una furbata e dice alla Sugerus: fate voi il progetto di riprofilatura della vecchia discarica ormai tombata da 15 anni e per cui manda avanti la Sugerus deve fare il progetto. Questa è una furbata, perché per non passare, no, come il comune che ha dato l'incarico per la progettazione, lo fa fare alla sorgenza.
ma dirò anche di più. Stesso giorno, il giorno dopo, viene indetta una commissione ambiente del Comune Marinate, vengono chiamati tutti i sindaci del territorio per discutere sul il ciclo di tumori, indagine epidemiologica e quant'altro. Alla riunione del 31 maggio, faccio non ancora le date, 22 maggio passano in giunta e il Kairos Genus è davanti con la riprofilatura. Chiamano la conferenza, la commissione ambiente, il 31 facciamo la commissione ambiente, vi presento, eravamo su 12 sindaci invitati in 4, di cui logicamente maiorati, di fronte a noi c'erano 5 funzionari, ARPA, MASUR, vari funzionari che si occupano di registro tumori, di indagini di epidemiologiche. Praticamente in quell'occasione è strano che non c'erano i sindaci, no? Perché i sindaci non erano presenti quando convocati erano tematiche così importanti, perché nessuno è tonto, e allora i sindaci avevano capito che questo era soltanto un palliativo, perché non puoi nello stesso giorno dare l'incarico a Sogenus per andare avanti, ampliare ancora, e nello stesso giorno chiamare per fare indagini epidemiologiche, cioè in giro. Ero presente e ho fatto l'intervento scusandomi con i funzionari e ne so tolto dalle scatole, perché gli ho detto che una persona come me, veramente intelligente, non si parla di giro da loro. Questo è il comportamento che ci vuole Maiorati. Finisco, per cui mi interessa sapere cosa pensa Maiorati, perché siccome sto a Trepellino, mi interessa sapere Maiorati perché con Maiorati voglio collaborare, perché voglio ricostruire rapporti che nel tempo abbiamo perso. E non è colpa di Castelpellino, ve lo assicuro. Noi vogliamo ricostruire rapporti con Maiorati perché vogliamo fare una convivenza civile con tutti quanti. Dirò di più, capisco le difficoltà economiche che magari chi, come Maiorati, ha avuto delle entrate straordinarie per tanto tempo, oggi già potrebbe avere delle difficoltà a portare avanti i servizi messi in piedi. Siccome come Castelpellino grosse difficoltà economiche non ci abbiamo avuto mai senza avere degli attrati straordinari, ho dato anche la disponibilità come comune a collaborare per qualche servizio mettendo a disposizione dei fondi. Faccio esempio, la biblioteca, è logico che non ci possiamo avere una per ogni comune, ce n'è una buona a Maiorati, sono tutto che il comune Castelpellino può contribuire con gli altri servizi che vanno a usufruire per tutti quanti i cittadini. Per cui ampia disponibilità anche sotto questo punto di vista del comune di Castelpellino, che non naviga nel loro, ma gestisce i conti in maniera accurata e è in grado di, senza il prezzo ordinario, portare avanti i servizi che abbiamo su tutto il nostro territorio e degnamente. Questo per il passato, per il futuro non c'è nessun problema, perché c'ho il mio programma elettorale, leggo soltanto una riga. Per chiarezza, se ci riesco, allora i promotori dell'ampliamento possono però non darsi per vinti, far leva sulle implicazioni economiche che un progetto del genere comporta e ritornare alla carica con nuovi e vecchi programmi a cui intendiamo porci con ogni mezzo lecito. Abbiamo speso 28.000 euro e spenderemo qualcosa di più. Questo è l'obiettivo, per cui la risposta sarà quella nuova, è stata no in tutte le conferenze dei crisi, è stata no dappertutto, è stata no, l'unico no, in assenza della Sogenus, quando si parlava del bilancio 2018, l'unico comune che ha votato contro il bilancio è il comune di Serpino, perché nel bilancio c'era scritto che facevano riferimento al fatto che sarebbero entrati con dei altri soldi da un ulteriore riprofilatura che si sta formando. Sulla vista dall'altra parte, dove sta appunto, sono sicuro che anche la lista che corre contro me è contraria a questo ampliamento, perché il comune di Castelpellino abbiamo il 100% delle adesioni dei contrari dell'acqua, non abbiamo problemi. L'unica cosa che forse era meglio mettendo sul programma elettorale sarebbe stato anche più chiaro. Grazie. Prego. Federica Carborari, candidata sindaco del comune di Maiorati. Si inizia a seguire Castelpellino. Grazie a tutti, grazie Claudio, grazie a tutti i nominati che mi avete dato questa.
esprimermi innanzitutto come cittadina, come mamma, come figlia e con tutto quello che rappresento anche come avvocato. Io parto al contrario, nel senso che abbiamo sentito programmi, questa sera io non voglio parlare di nessun programma come è già stato fatto. Io sono come cittadina e come pseudo rappresentante del mio paese che è Castelbellino e sono straconvinta che la discarica vada chiusa. Sono estremamente favorevole alla chiusura immediata. Ovviamente contateci però sia la maggioranza, se qualcuno lo vorrà, che come minoranza per affermare la chiusura, quindi su questo siamo d'accordo. Non mi importa dei programmi perché non stiamo facendo una campagna elettorale, anche se siamo sotto elezioni, stiamo semplicemente discutendo di una questione che ci tocca vicino. Perché chi più chi meno, presumo che ognuno di voi abbia almeno un familiare toccato da questa cosa, alcune tragedie e per cui non ritengo una serie fortuna. Ribadisco la mia contrarietà alla discarica e sono fermamente convinta insieme alla mia lista che bisogna attuare un piano di monitoraggio della salubrità dell'aria, dell'acqua e del terreno e come abbiamo visto nel nostro programma c'è da fare una serie di valutazioni di impatto ambientale ma e non esistono rumori. Certo è che non parlo di una serie di valutazioni. Qui siamo tutti una comunità e volenti o volenti siamo tutti toccati da queste cose. Quindi il primo passo secondo me è veramente riunirci intorno a un tavolo comune e discutere molto molto seriamente, al di là di quelli che sono oggi i nostri programmi più o meno. Qui parliamo di persone e dobbiamo esprimerci come persone innanzitutto. E un ultimo appiglio, parlo di volo anche al mio comune, ma sarebbe bello che qualsiasi persona poi fosse eletta nel proprio comune e si prendesse veramente a cuore questa tematica. La tematica ecco, è molto seria, quindi dico sì, no, non ci sono sì, ma forse ecco. L'importante è essere coerenti con se stessi, perché se uno è coerente con se stesso proprio con il, anche con i propri paesi. Quindi quello che chiedo anche a tutti i candidati, ma ai cittadini che ci rappresentano, che ci rappresentano qui oggi, prendete una decisione e portate avanti con coraggio. Poi per il resto tutto va da sé. Io affermo con la mia lista la piena contrarietà alla discarica. Grazie. Grazie. Prego, allora, finiamo con i candidati sindaci. Poi darò la parola ai cittadini. Per vedere Ostrezza. Buonasera a tutti, sono uno dei due candidati sindaci di Vendere Ostrezza, mi chiamo Fabio Federici, volevo parlare prima di tutto come cittadino in quanto non ho tutte le informazioni che ho sentito dagli altri sindaci e dagli altri candidati qui nella zona, essendo noi un po' più lontani, io sono un po' nuovo nella politica, perciò non ho tante informazioni. Come cittadino vi posso dire questo per farvi immaginare la risposta che darò. Mia moglie si è ammalata due volte di tumore, mio suocero è morto di tumore, mia suocera si è operata a tumore, perciò capite che non posso essere contrario a questo tipo di operazione. Sono molto rispettoso dell'ambiente, del territorio, mi piacciono le cose fatte bene e soprattutto la salute penso che sia la prima cosa che dobbiamo salvaguardare. La mia risposta è no adesso e se diventerò sindaco, saranno molto. Grazie per la sensibilità e per la abbiamo fatto tutti, no? C'è la signora Spugli Giuseppina, Comune Poggio San Marcello. Buonasera, grazie di avermi invitato, sono commossa e emozionata perché siete tantissimi, come diceva il mio collega qui che ha parlato prima di me, io sono sono Marcello come consigliere da tantissimi anni, adesso il mio sindaco consoli corre per Mariolati e quindi ho dovuto prendere il suo posto perché ormai da poter mandati non poteva farlo più. Ho acquisito tante nozioni precise anche se ero coerente di questa problematica, lavoro in ospedale quindi so benissimo qual è la situazione nella nostra zona e quindi teniamo tutti al territorio, teniamo tutti alla nostra salute.
salute, o perlomeno cerchiamo di, e quindi la lesione, come ha detto i precedenti relatori, anche la mia sarà no, ma no come donna, come mamma, come penso, spero, non so, futuro sindaco, vedremo, ci ritroveremo su questi tavoli con altri dibattiti, spero, ma per parlare di cose positive, perché comunque cercheremo tutti di fare qualcosa di buono per noi, perché se il territorio e l'ambiente è buono potremo avere un turismo migliore, potremo fare tante altre cose, ma come diceva la collega di Castelbellino, parlo in termini tecnici ospedalieri, quindi colleghi e pazienti, cerchiamo tutti e comunque siamo tutti qui per lo stesso obiettivo, quindi retorica non serve, perché abbiamo visto la nostra oncologia è 300-duplicata, quindi basta questo dato. Io non do tutte le colpe alla discarica, però certo dobbiamo tenere l'ambiente, dobbiamo differenziare di più, dobbiamo controllare di più e dobbiamo cercare altri modi per cercare di smaltire tutto quello che è possibile smaltire e riutilizzare queste terminologie precise che hanno fatto i miei candidati che hanno parlato prima, e quindi io condivido, scuso se non sono stata troppo precisa, vi ringrazio e buona continuazione. Grazie. La lettura del documento che ha mandato l'avvocato Sara Guertini, candidata al comune di Verderio Strezze. Rispettabile comitato, ringrazio innanzitutto per l'invito ricevuto, che sono purtroppo a mio malgrado costretta a declinare, per la concomitanza dell'assemblea da voi organizzata, con pregressi impegni elettorali. Stanto la mia candidatura a sindaco del comune di Verderio Strezze in vista delle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio. La salute dei cittadini e del territorio sono argomenti delicati che meritano assoluto rispetto e primaria attenzione, soprattutto ed in particolare da parte di chi sul territorio ne è responsabile. La nostra questione dell'ampliamento della discarica è già stata oggetto di puntuale, chiara e precisa presa di posizione della sottoscritta quale consigliere di maggioranza dell'amministrazione uscente guidata dal sindaco di Belvedere Ostrense, dottor Riccardo Piccioni, a nuovo senza preclusioni e con il solo ed unico intento di tutelare la salute dei cittadini e la salubrità del territorio. Abbiamo infatti aderito all'indagine epidemiologica analitica da svolgersi nella media valdesina per verificare le relazioni causa-effetto che i casi di patologie riscontrate e gli agenti inquinanti provenienti da vari impianti o defugare qualsiasi dubbio circa l'eventuale esistenza di nesso di causalità tra discarica e aumento del tasso di mortalità dovuto a certe malattie. La ferma opposizione manifestata all'ampliamento è ancora più forte oggi ed in tale occasione, visto il ruolo che auspico e mi auguro di poter ricoprire. Nello specifico esprimo la mia doverosa contrarietà alla riapertura della vecchia vasca di rifiuti tombata 10 anni fa. Se questo significa che il nostro territorio si deve far carico e si deve accollare ulteriori tonnellate di rifiuti sulla cui potenziale o meno nocività ad oggi non vi sono certezze, in assenza di sicuri studi epidemiologici e valutazioni di impatto sanitario e dunque quantomeno in via precauzionale, ritengo doveroso e rispettoso evitare, e per interessi non meglio precisati, di giocare con la salute dei cittadini. Auspico ed auguro a voi tutti un sereno dibattito. Chiedo ancora il signor Iannacci, candidato a sindaco di Poggio San Marcello, che aveva detto che ci avrebbe raggiunto, e quindi do lettura del suo messaggio per poi passare alle domande dei cittadini. Ah, dovrei leggere anche quello di Pini, sì. Io, Renato Iannacci, sì, posso dover arrivare. Io, Renato, ma lui arriverà sicuramente. Io, Renato Iannacci, in qualità di candidato sindaco nel comune di Poggio San Marcello, avendo consultato tutta la documentazione a me consegnata e assumendomi tutte le responsabilità, ritengo che l'impianto di discarica Cornacchia, sita nel territorio di Maiorato, debba essere immediatamente chiusa,
poiché altamente dannosa per la salute della comunità, sia del comune in questione che dei comuni limitrofi. È inammissibile che persone senza scrupoli ritengano più importante il profitto che la salute dei cittadini e del territorio, compromettendo i prodotti simbolo dello stesso e comportandosi in modo scorretto nelle normative da loro promulgate. La discarica, secondo alcune fonti e testimonianze fotografiche, sta proseguendo la propria attività, riversando rifiuti speciali all'interno della propria area. Tutto ciò è inaccettabile, visto che il crescente numero di persone esposte a malattie e con avvenuti decessi, come già denunciato dall'ente preposto. Nonostante ciò, l'azienda continua a estraniarsi dai problemi riscontrati, invece che optare per una strategia di riciclaggio e di smaltimento già in funzione, con ottimi risultati in altre regioni italiane. Qualsiasi sia la mia carica istituzionale nel comune di Poggio San Marcello, combatterò senza scendere a compromessi riguardo la riapertura della vecchia vasca già tombata da 10 anni e mi opporrò al proseguimento dell'attività di questo impianto, ma sono disponibile a valutare l'attuazione di nuove tecniche di smaltimento differenziato, considerando la presenza di ampi spazi coperti, vuoti e non utilizzati all'interno della proprietà di Sogenus S.p.A. Ringrazio a tutti per l'attenzione e il tempo a me concesso. Allora, per quanto riguarda il messaggio di Davini, adesso siccome ce l'ho qui su WhatsApp, l'ho letto, ma non è facile perché è molto scritto in piccolino, però do lettura, ci proviamo. Contributo della lista percorso civico, iniziativa ACUMAC 17 maggio 2019, Maio Lati Spontini. La lista percorso civico nasce da una sintesi di esperienze diverse e per noi questo fatto rappresenta una ricchezza proprio perché abbiamo saputo guardare oltre i personalismi, i protagonismi e i veti che hanno portato a fin troppe spaccature. Abbiamo privilegiato la costruzione di un programma qualificante per i cittadini e per il comune in cui ci candidiamo a vincere le elezioni. Siamo fermamente convinti che non esistano risposte facili a questioni complesse e che quindi ridurre la possibilità di intervento dei candidati a 5 minuti non consente di dare adeguata informazione e una vera possibilità di confronto. Consideriamo la discussione e il dialogo basati su critiche anche accese, purché costruttive e senza prevenzioni, come base della nostra idea di amministrare, sia che saremo maggioranza, come ci auguriamo, sia che saremo minoranza. Tutto ciò però ha dei requisiti prioritari e fondamentali: la conoscenza degli argomenti, la competenza, la documentazione e l'informazione. Ribadiamo quindi che l'incontro di stasera non risponde ai requisiti sopra esposti per le seguenti ragioni. Non è stata ancora completata la redazione dei progetti di fattibilità e pertanto nessuno, neanche il Comune Maiolati, ha adeguate informazioni in merito. Non ci risulta né tantomeno viene fatta una indispensabile informazione sulle tecniche di copertura utilizzate come da normativa per le vasche per la vecchia discarica e quelle eventualmente utilizzate nel progetto ipotizzato, sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti. Non vengono forniti documenti, anche perché non ancora noti, dati tecnici ed economici che diano la possibilità di inquadrare il progetto ipotizzato nel contesto complessivo e che soprattutto consentiamo di valutare la situazione attuale e la situazione che si verrebbe a concretizzare. Entriamo ora nel merito della serata, perché 5 minuti sono pochissimi e passano in fretta. Il tema della serata è: quale futuro per la discarica La Cornacchia? Se dobbiamo parlare di futuro, per noi
di percorso civico, di certo la discarica non è la protagonista, anche se negli anni ha permesso di costruire le basi per il nostro futuro, senza creare pericoli alla salute dei cittadini e dell'ambiente. L'attività della discarica terminerà entro dicembre 2019 e da quella data per la gestione operativa non verranno più abbancati i rifiuti. Sappiamo che alla Sogenus è stato delegato uno studio progettuale relativo alla possibilità di impermeabilizzare le superfici della discarica con l'obiettivo di minimizzare la produzione di percolato e quindi la realizzazione di realizzare un intervento a maggiore garanzia della tutela dell'ambiente e di ricondurre i costi legati alla gestione post mortem, per la quale, sempre nella prospettiva della massima precauzione, il Comune di Maiolati ha accantonato i fondi per 32 anni, quando invece per le vecchie discariche la legge ne prevedeva solo 5. Ricordiamo che il progetto è ancora in fase di studio e una volta completato dovrà essere valutato ed approvato dall'amministrazione comunale in carica. In quel momento e solo dopo un'ulteriore approvazione sarà eventualmente iniziato l'iter autorizzativo in provincia. Noi di Percorso Civico abbiamo deciso che una volta che il progetto sarà consegnato in comune, il compito della nostra amministrazione, se eletta, sarà quello di studiarlo e di condividerlo con i cittadini e con i comuni limitrofi. Nessuna iniziativa verrà presa in questa fase e, anzi, di più, abbiamo detto che il progetto sarà sospeso e che saranno valutate e approfondite altre soluzioni alternative. Una di queste è già indicata nel nostro programma, e cioè quella di realizzare sulla superficie del primo lotto un impianto fotovoltaico, grazie all'incentivo previsto dal decreto rinnovabili, attualmente al vaglio dell'Unione Europea, e la cui uscita è prevista entro i prossimi 2 mesi. Con questo decreto, secondo le indicazioni tecniche, sarà possibile produrre energia pulita anche per le esigenze delle utenze comunali, ottenere un incentivo per i successivi 20 anni che potrebbe sostituire i mancati introiti del canone e ridurre le infiltrazioni dell'acqua piovana che porterà ovviamente ad una contestuale riduzione della produzione del percolato. Solo nell'ipotesi che nessuno delle soluzioni alternative venga ritenuta praticabile e non garantisca maggiore tutela all'ambiente e una positiva concentrazione dei comuni limitrofi, il progetto di impermeabilizzazione verrebbe realizzato. Lo chiamano il progetto di impermeabilizzazione. Teniamo conto che eventualmente parliamo comunque di un'attività limitata a circa 24 mesi. Un'attività che si caratterizza per dare massima tutela alla salute dei cittadini. E che dice che dopo, a chi dice? Finisco a leggere e dopo vi do la parola. E ho finito, ragazzi, 5 righe. A chi dice che dopo questo intervento ne potrebbero seguire altri, rispondiamo che ciò è impossibile, in primo luogo perché non è nostra volontà politica quella di ampliare la discarica, e infatti questa ipotesi non trova spazio nel nostro programma, e infine perché non sussistono ragioni tecniche e normative a supporto. La nostra proposta è chiara, mantiene anche ipotesi subordinate sulle quali però non si può equivocare. Si può essere d'accordo o no, ma nessuno si può permettere di interpretarla con riserve mentali che vengono dal passato. Si può convenire con proposte realistiche come questa, che prevedono tutti gli scenari, e con proposte drastiche da campagna elettorale per raccogliere voti e a prescindere, salvo poi ritornare indietro quando si verifica sul campo la loro inattuabilità. Noi siamo per il buon senso, il realismo e la realtà verso gli elettori. Auspichiamo infine che il confronto e i dibattiti vengano
vertano sempre su veri problemi di Maiorati e del suo territorio, e con la questione vogliamo i siti saluti la candidata sindaca con i verdi. Adesso c'è... Ma prendiamo che questo non è uno dei temi del comune di Maiorati, per quanto si dice la candidatina. Io volevo scusarmi con i candidati che sono stati estremamente rispettosi e 5 minuti che sono stati assegnati. Purtroppo ci è arrivato questo poema all'ultimo minuto, perché ci è arrivato all'ultimo minuto con la voce già ferme, e abbiamo dovuto dare nel futuro una questione di correttezza per non essere lasciati in parzialità. Però mi sento in dovere di scusarmi con i candidati che hanno rispettato in maniera attenta, in maniera scrupolosa, in maniera corretta i tempi che gli erano stati assegnati. Sforzo che è arrivato adesso, do la parola previo. No, ma la domanda che ho fatto a loro la faccio anche all'avvocato Consoli, candidato al comune di Maiorati, è questa, avvocato. Nel momento in cui si prendesse campo questo nuovo progetto di riprofilatura, di manutenzione straordinaria, lo chiami come vuoi, di scoperchiamento, io stasera l'ho chiamato. E qualora sarà lei il sindaco di Maiorati, chiamato in conferenza dei servizi ad esprimere un parere, come in genere succede, e ovviamente bisognerà pure chiederla questa partecipazione alla conferenza dei servizi, oppure ci sarà diritto, questo è un questionario, la sua posizione, quale sarà, o meglio, quando sarà in quella sede, esprimerà un parere favorevole o negativo? Tutti coloro che hanno parlato finora hanno espresso un parere, adesso non ne anticipo quale, lei esprime il suo, grazie.